Allora, buongiorno amiche mie. Io stamattina faccio colazione. Mamma mia, queste foglie delle rose fanno ombra. Allora, amiche mie, stamattina faccio colazione con lo yogurt che comprai all'MD della Bifidus, kiwi e cereali. Anche perché ragazzi, sto optando per questi tipi di yogurt, scelgo questo tipo di yogurt proprio per aiutare anche l'intestino, quindi mi piacciono tantissimo, proprio il sapore. Quelli alla frutta ragazzi non li sto comprando, se non proprio perché le ragazze magari piace un po' in più quello là, però... Questi sono davvero squisiti. Buoni. Questi cereali all'interno, con questo kiwi, questo sapore del kiwi, buono, mi piace. E sto prendendo sempre questi qua. Da premettere che non li mangio tutti i giorni gli yogurt. Io alterno un po'. Un giorno lo yogurt, un giorno vabbè, esempio, mangio un po' di frutta, bevo il latte, dipende. Comunque ragazze, oggi sono 4 mesi giusti dal mio intervento di sleeve. Oggi è il mio complimese dalla mia rinascita. Poi vi faccio vedere. Dall'inizio ad oggi, dopo 4 mesi, perché adesso ho preso sta cosa di farvi vedere comunque il mio cambiamento sempre dall'inizio fino ad oggi. Allora, poi volevo dirvi che il 15 settembre Pietro farà la prima comunione. E ieri io e Francesco siamo andati un po' in giro per vedere più o meno se trovavamo un locale che potesse piacerci. Comunque siamo andati a due o tre parti, ragazze, ma non c'era la disponibilità. Poi, non so, parlando con Francesco, dissi. Per me quando è destinata una cosa, perché poi i pensieri che uno ha, poi dopo si dissi Francesco, avevo un'idea. Disse Francesco, quale idea? Mi piacerebbe festeggiare la prima comunione a Pietro, siccome è pure il maschio ed è l'ultimo figlio nostro, magari di chiudere il nostro cerchio così, diciamo, di festeggiamenti. Della comunione, e siccome anche perché agli inizi di ottobre, comunque io il 7 ottobre comunque faccio anche i 25 anni di matrimonio, perché non andare nel locale dove ci siamo sposati e quindi ritornare lì dove tutto ebbe inizio. Francesco mi guardò in macchina, mi guardò e disse: bell'idea, però ovviamente non sapevamo se potesse essere libero, quindi siamo andati con un po' di suspense. Comunque siamo andati lì e abbiamo parlato col proprietario, abbiamo detto che noi ci siamo sposati lì e ci sarebbe piaciuto poi finire con Pietro, siccome è l'ultimo. Finire lì i nostri, diciamo, festeggiamenti, quindi di festeggiare dove tutto ebbe inizio, quindi inizio e fine. E fortunatamente ci disse che il 15 settembre non c'era niente, diciamo, di programmato. Noi ci siamo guardati e ho detto: mamma mia, Francesco, allora era destino che dovevamo venire qua con Pietro. E comunque ne approfitto, ovviamente, siccome mancano neanche 15 giorni, ne approfitto anche di festeggiare i miei 25 anni di matrimonio, perché quindi facciamo un'unica festa e magari
vediamoci, festeggeremo anche questi 25 anni. E niente, ragazze, sono felicissima. Non so se andremo a fare qualche viaggetto, non so, magari se Francesco vorrà portare Pietro, magari, non so, a divertirsi un pochino. Siamo ancora su questo, non siamo ancora decisi, perché anche c'è ancora papà che comunque è anziano, è vero ci sono le ragazze, però ragazze, per un viaggio un po' lunghetto non è il caso, perché comunque Maria Pia va a lavorare, Ida va a scuola, quindi non è il caso di poi prenderci del tempo. Vedremo magari solo un weekend, un paio di giorni di andare un po' a portare Pietro, magari a divertirsi un pochino, e va bene così. Però mi andava di festeggiare, non alla grande perché niente di particolare. Però voglio festeggiare veramente con tutti i miei familiari. Siccome poi è l'ultimo, voglio veramente chiudere in bellezza e voglio fargli una bella festa, ovviamente nelle nostre possibilità. Che dire, sono felicissimo. Poi dovrò vedere, ovviamente, per le bomboniere. Anche se con le bomboniere, ragazze, questa volta vorrei fare un qualcosa di più utile, diciamo così, perché con Maria Pia e Cristiana ho fatto l'oggettino, dopo vi farò vedere. Però con Pietro vorrei fare una cosa di più utile, perché sinceramente sembra che sia diventato scocciante fare sempre sti soliti oggetti. Allora, avevo pensato a una candela profumata, avevo pensato a un profumatore per gli ambienti, perché sono cose che a me piacciono e vedo anche, diciamo, che una persona magari li utilizza. Invece questo oggetto sembra che uno lo deve mettere lì, quindi non lo so. Non lo so, ragazze, sono indecisa su cosa fare a Pietro. Magari mi date voi qualche dritta, qualche idea, vediamo un pochino se mi date qualche spunto, perché al momento non so ancora. E queste ragazze, poi andremo a vedere per gli abiti, io le ragazze. Vabbè, il tempo c'è ancora, quindi quando sarà il momento, poi vi faccio i vlog, vi faccio vedere un pochino. E vabbè, mi manca soltanto, mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata anche la mia mamma, perché comunque lei è stata presente con tutti e tre. Col battesimo ovviamente c'era, però almeno per la prima comunione di Pietro questa cosa un po' mi fa male, perché così chiudevamo anche con Pietro. Però se Dio vorrà ci sarà papà. E va bene così. E quindi non fa niente, lei gli sarà vicino anche dall'alto, anzi ancora di più della sua presenza, di quanto potesse essere qui con noi. E vabbè. Ragazze, io voglio togliermi sto nero da addosso, non riesco a togliermi, a parte che ho tutti i vestiti col nero. Cioè, c'ho l'armadio, i vestiti, i pantaloni, maglie, tutte col nero, ragazze. Lo dissi già in un altro vlog. Però, ragazze, sono anche sull'outfit, ragazze. Sono un po' che non riesco a comprarmi niente ancora, perché penso che poi magari se dimagrirò un altro poco, sono soldi buttati. Quindi non riesco. Se comprerò magari qualcosa, sarà qualcosa proprio di poco, non voglio spendere troppo. A parte che io non, per i miei outfit non mi piace spendere tanto, cioè per i pantaloni, le maglie. In passato mi sono anche vestita molto bene, sinceramente. Però negli anni poi,
avendo le ragazze, comunque ho preferito sempre fare le cose più a loro anziché comprarle a me. Quindi mi trascuravo un po' io, diciamo, in questo, anche nel vestire, perché comunque pensavo sempre più a loro, di comprare qualcosa più a loro anziché comprarla a me. Quindi, ma questo sarà comunque anche dopo, ragazze, non mi piace spendere tantissimo per i vestiti. E quindi comprerò sicuramente cose pratiche, utili, mi piace vestire sportiva a me. Quindi magari questi pantaloni un po' larghetti con le felpine inverno e poi mi piace in estate, non so, qualcosa di fresco, di comodo. Ragazzi, sono per la comodità. Non mi trovate con i tacchi magari in casa oppure giacca, camicia, non lo so, ragazze. O è perché è dovuta all'età questa cosa, perché da ragazza più mettevo, mi preparavo quel poco in più, però ragazzi non so se è dovuta all'età, ma io sto amando la praticità in un modo tale, cioè la comodità e la praticità, non sopporto più niente, non sopporto più niente ragazze, quindi mi piace, adesso amo le cose larghe, le cose pratiche, sportive, questo è il mio genere. E vabbè. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere per la bomboniera voi che dite, se mi potete dare qualche idea. E poi non so, piano piano poi penseremo un po' a tutto. Attualmente abbiamo visto già il locale, che poi vi farò sapere al momento. Ora vi faccio vedere le bomboniere che feci a Maria Pia e Cristiana e Ida, perché Maria Pia e Cristiana l'hanno fatta insieme, la prima comunione, siccome hanno un anno di differenza. Mentre Ida, ovviamente, essendo più piccola, l'ha fatta da sé. E poi vi metto pure qualche foto, se volete, nella community di quando feci la comunione per Ida, vi faccio vedere come stavo, e la comunione di Maria Pia e Cristiana. Quindi guardate la community, cavoli, stava cadendo lo yogurt. Guardate la community, più tardi vi metto le foto. Ora vi faccio vedere le bomboniere che feci per Maria Pia, Cristiana. Vamos! Allora, per Maria Pia e Cristiana, optai per questo angioletto della Navel, molto carino. Mi piacque tantissimo, poi vi parlo di nel 2011 o 12, non mi ricordo, comunque più di 10 anni fa, si portavano tantissimo questi oggettini così, quindi invece Ida, siccome fa danza e è diciamo quasi ballerina diplomata, all'epoca già faceva danza e quindi optai per la bomboniera delle ballerine. Quindi perché simboleggiava comunque la sua passione. Però ragazze, questi oggetti un po' rompono le scatole, cioè nel senso che. Quindi ragazze, sono indecisa, vi ripeto, vi ho detto già su cosa sarei improntata, però non so veramente neanche io cosa fare. Mi sarebbe piaciuto pure una tazza, magari una tisaniera, non so, qualcosa di carino, di utilizzabile. Vabbè, non lo so, vedremo. Comunque, ragazze, io adesso vi mostro i miei 4 mesi di sleeve. Sono più felice che mai, ovviamente, senza che lo ripeto. Mi messo 4 mesi di sleep, poi vado a cambiare le lenzuola perché devo cambiare il letto oggi, mi tocca. E vabbè, ragazze, cosa dire? Vi ringrazio di essere state con me anche in questo video. Grazie sempre che mi seguite. Io veramente sono affezionata tantissimo a voi, faccio il benvenuto anche alle amiche che mi stanno seguendo da pochissimo, quindi grazie veramente di aver avuto, sono onorata veramente di tutto l'affetto che mi donate,
ogni volta. Quindi ci vediamo in un prossimo video a casa di Alfi con finalmente sta benedetta pasta e provola con le patate. Pasta, patate e provola. Perché lo sto dicendo da tanto tempo, ragazze, e non ho girato ancora il video. Quindi, ragazze, attendete lunedì che ci saranno pasta, patate e provola a modo mio. Ci vediamo in un prossimo video, ripeto. Ciao!